Hideo Kojima aveva promesso novità importanti per Metal Gear Solid 5 e The Phantom Pain, e qui al Tokyo Game Show 2014 ha fatto una lunga presentazione di una ventina di minuti in cui sono emerse ulteriori novità su quello che si delinea sempre di più come uno stealth game veramente smisurato. La struttura di gioco, se abbiamo ben capito, dovrebbe essere sostanzialmente molto simile a quella di Ground Zeroes, in cui al posto di una singola ambientazione ce ne saranno varie in cui sarà possibile eseguire missioni principali e secondarie. Abbandonate le atmosfere desertiche della scorsa demo vista alle 3 e a Colonia, qui siamo entrati in una foresta un po' più lussureggiante che a livello scenico ricordava, diciamo, un incrocio fra la giungla di Snake Eater ed il Brasile di Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot. Oltre al cambiamento di cromatismi e di atmosfera, è importante però le novità che sono arrivate sul fronte del gameplay. Big Boss avrà la possibilità di richiamare sul campo di battaglia alcuni dei suoi alleati più preziosi, ad esempio Quite, la letale cecchina che era stata presentata qualche tempo fa, può essere fatta arrivare in elicottero e fatta appostare per supportare il protagonista. Questo garantisce quindi una maggiore libertà interpretativa. C'è anche la possibilità di scalare pareti in questa mappa che rivendica una maggiore verticalità rispetto a quelle precedenti, e anche un'interazione ambientale che non si era mai vista e che include la possibilità della propagazione dinamica del fuoco, ma anche quella di distruggere ponti per quindi evitare che le truppe possano inseguirci al di là dei crepacci. Dobbiamo capire come ovviamente tutte queste possibilità legate a un gameplay davvero smisurato si interfacceranno poi con la possibilità di pianificare le incursioni stealth e restare sotto traccia. C'è anche da dire che per il momento la componente un po' nonsense che ha sempre fatto parte, diciamo, del DNA dei titoli firmati Kojima sta diventando un po' invadente, fra scatole di cartone e sagome gonfiabili che attirano i nemici. Siamo rimasti un po' con la bocca storta di fronte ad alcune soluzioni. Pensiamo però che Hideo Kojima le utilizzi soprattutto come un espediente di marketing, magari per far divertire la platea nell'ambito di una presentazione della durata di una ventina di minuti. Siamo quindi certi che il titolo finale non risparmierà scene abbastanza epiche e un po' meno, diciamo, inclini a valorizzare queste stramberie tutte nipponiche. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain in ogni caso è un prodotto che sembra veramente titanico, anche il Fox Engine è al suo meglio e quindi non vediamo l'ora di sapere quale sarà la data di uscita ufficiale di questo prodotto. Per il momento Hideo ci lascia sapere che uscirà nel 2015. In attesa di nuove informazioni vi consigliamo di restare sintonizzati su queste pagine.